artrosi alla mano, tante di voi stanno soffrendo di questo dolore, a volte anche molto invalidante. Bene, niente paura, perché oggi ci sono a nostra disposizione tante terapie utili per contrastare, per lenire questo dolore. Di tante cose parleremo con i nostri ospiti. Io do il benvenuto al dottor Alessandro Piperno. Io ricordo che il dottor Piperno è il responsabile del specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale Zeredigo di Roma, nonché responsabile del Roma International Orthopedics. Benvenuto. Grazie. Io do anche il benvenuto, perché non ci fermiamo soltanto a capire quali sono le cure più innovative, andiamo oltre, e io do il benvenuto anche al dottor Daniele Cernuti, specialista in fisioterapia, specializzato in riabilitazione proprio della mano. E poi saluto anche la signora Nerina, che è la paziente appunto dei due medici qui presenti, perché dobbiamo iniziare a capire cosa si può fare per curare l'artrosi alla mano, perché si può fare sicuramente qualcosa e forse qualcosa di più. Iniziamo subito a capire i sintomi, no? Io ho detto che è un dolore a volte anche spesso invalidante, però voi iniziate subito a capire anche dalla conformazione della mano se una paziente soffre di artrosi o meno, se no, e quali sono anche magari anche gli altri sintomi. Precisamente. Sì, il sintomo principale per l'artrosi è il dolore. L'aspetto della mano anche è un aspetto abbastanza caratteristico. Ricordiamo, l'artrosi è un, teoricamente un processo fisiologico, cioè un consumo della cartilagine articolare che in qualche persona avviene più rapidamente o in virtù di una componente congenita o in virtù di un'attività lavorativa particolarmente usurante. E quindi questo consumo articolare determina dolore e deformità dell'articolazione. Quindi in realtà le articolazioni della mano, che sono fatte per avere una certa forma, tendono a deformarsi. Quindi il tipico aspetto può essere l'artrosi interfalangea, in cui l'articolazione interfalangea distale del dito è leggermente deviata o verso l'ulno o verso il radio, e quindi il dito fondamentalmente diventa un pochino storto nella parte distale dell'unghia. E altrimenti c'è un'altra deformità tipica, che è la rizoartrosi, la deformità dovuta alla rizoartrosi, in cui il pollice nelle fasi più avanzate assume quella che è la forma a Z, ossia la base del pollice devia leggermente verso l'interno del polso e quindi assume questa forma caratteristica di pollice appunto a Z. Io ho detto che si può fare molto oggi, no? La ricerca è andata avanti, grazie al cielo non si deve più soffrire, si deve, come dire, combattere l'artrosi. E quali sono dunque le terapie che abbiamo a disposizione? Ci sono numerosi trattamenti che possono contrastare l'evoluzione di questo processo, che ripeto è fisiologico, è un consumo di cartilagine, però non necessariamente non si può rallentare o quantomeno rendere meno sintomatico. In primis sicuramente la fisioterapia, esercizi piuttosto che tutori possono correggere il posizionamento di queste articolazioni e quindi far riposare un pochino l'articolazione infiammata, perché poi quello che crea dolore è l'infiammazione. Far riposare l'articolazione infiammata e quindi diminuire i sintomi. Dall'altra parte ci sono anche degli integratori che possono nutrire quel po' di cartilagine che è rimasta. E ci possono essere delle indicazioni per infiltrazioni in casi molto specifici. Anche lì non bisogna abusarne, perché è, diciamo, un'arma a doppio taglio. E poi per ultimo c'è l'intervento anche chirurgico. L'intervento chirurgico. Per quelli più scettici, mi dispiace, magari alla fine ci potrà essere anche l'intervento chirurgico. Assolutamente sì, siamo andati molto avanti anche nella chirurgia e quindi anche l'intervento è diventato molto meno invasivo e doloroso di quanto non fosse prima. Allora, iniziamo a capire con la fisioterapia che cosa possiamo fare. Allora, abbiamo qui la signora Nerina, cerchiamo di capire quali sono gli esercizi, no? Quanto è importante anche il primo approccio, che deve essere fisioterapico, in che modo possiamo intervenire? Sì, assolutamente, ciò che viene effettuato durante una seduta di fisioterapia per un paziente artrosico fondamentalmente è quello di andare ad allentare principalmente le catene muscolari, che sono ciò che, come diceva il dottore, nelle posture sbagliate e scorrette possono incidere notevolmente su un'articolazione. Quindi andare ad allentare la muscolatura fa sì che si possa allentare di conseguenza anche l'articolazione. Andare anche, per esempio, a mobilizzare tutte le piccole articolazioni, partendo da quella più distale, quella prossimale, sempre più via, anche a livello del polso si possono instaurare dei processi artrosici. Questo fa sì che l'articolazione possa essere mantenuta attiva, perché l'immobilizzazione crea dolore.
Nel momento in cui invece la mano si muove correttamente nei range adeguati, si può evitare, insomma, molto dolore, evitando anche il... In quali casi deve essere effettuata la fisioterapia in questo caso? Il paziente... E per quanto tempo anche? Perché magari non basta semplicemente la fisioterapia, magari c'è bisogno di qualcos'altro. Allora, per quanto riguarda il timing, diciamo, dei trattamenti, nel momento in cui il paziente lamenta dolore, si può cominciare a fare della terapia. Si evita la fase acuta, che potrebbe... Quando c'è tanto dolore? Quando c'è troppo dolore si fa magari un intervento un po' più conservativo, con magari, come diceva, degli antinfiammatori piuttosto che delle applicazioni di caldo, perché lavorare su un'articolazione dolorosa non è molto indicato. Okay. Quindi magari aspettare e poi cominciare a fare dei trattamenti. Mm. Solitamente vengono effettuati 2-3 trattamenti a settimana, nelle prime settimane, poi gradualmente viene, diciamo, abbandonato, ma con un seguito, con degli esercizi da fare a casa, magari piuttosto. E li vedremo anche, così magari li fate anche voi a casa se soffrite, però insomma prima vi doveva visitare da uno specialista, in questo caso questo è importante, prima di fare qualche esercizio, proprio per contrastare, perché poi cercheremo di capire, perché poi, dottor Piperno, è un dolore anche notturno, cioè la mattina noi abbiamo dei dolori, no, che sono anche invalidanti la mattina, non riusciamo proprio a muovere le mani. Il dolore artrosico è un tipo di dolore molto caratteristico, che si chiama dolore a tre tempi, ossia il primo tempo in cui è la fase del risveglio, quindi la parte finale della notte, la fase del risveglio in cui l'articolazione si sente quasi rigida, indolenzita. Poi c'è il secondo tempo, che è durante la giornata, ci si comincia a muovere, si usa la mano e quindi il paziente riferisce uno scioglimento dell'articolazione, per poi tornare alla fase serale, la terza fase, in cui dopo aver utilizzato l'articolazione artrosica tutto il giorno ritorna il dolore, quindi è un dolore proprio tipico. Allora rispondiamo a Cosimina, che ci scrive dalla provincia di Lecce, ci chiede: ho 56 anni, da un po' di tempo mi fanno male di notte le mani, cosa devo fare? Ci sono delle pomate che funzionano? Assolutamente sì. E intanto consiglierei alla signora di fare una radiografia per capire se effettivamente sia affetta da artrosi o meno. Nel caso in cui sia così, ci sono delle soluzioni locali antinfiammatorie che possono, come dicevo prima, alleviare il sintomo infiammatorio, che è quello che poi causa il dolore, che spesso funzionano anche quasi meglio dei farmaci per bocca, perché comunque, soprattutto sulla mano, avendo uno strato di cute molto sottile, abbiamo la fortuna, noi chirurghi della mano, di poter utilizzare soluzioni locali che hanno raggiunta una certa concentrazione nel derma, quindi una certa continuità. Assorbe tutto la nostra pelle. Assolutamente, no, questo, essendo molto sottile, si arriva facilmente alla concentrazione utile per avere un effetto antinfiammatorio, invece di prendere farmaci per bocca con tutte le applicazioni. Per cui secondo me, secondo il dottor Piperno, le pomate funzionano. Però oltre alle pomate però ci sono anche magari appunto dei farmaci, sicuramente degli antinfiammatori. Che tipo di farmaco deve essere assunto? Fondamentalmente degli antinfiammatori che siano il minor gastrolesivi possibile. E anche qui, nella fase più acuta, perché spesso poi il paziente ha un dolore talmente forte che non è neanche disposto giustamente ad aspettare i 3-4 giorni che faccia effetto la soluzione locale, antinfiammatori il più possibile non gastrolesivi per il periodo necessario a diminuire l'infiammazione, poi se possibile interromperli. Per quanto riguarda invece, come dicevamo, gli integratori, quelli possono essere presi per un periodo più lungo. Parliamo di infiltrazioni. Sì. Allora, lei all'inizio ha detto che soltanto in casi specifici devono essere fatte queste infiltrazioni. Quando occorre farle? Allora, e che tipo di sostanza anche viene iniettata? Le infiltrazioni, dicevo, solo per casi particolari, perché a differenza di altre articolazioni come spalle e ginocchio, le articolazioni della mano sono molto piccole, quindi andare a infiltrare un liquido, che sia un cortisonico piuttosto che un acido ialuronico, rischia di mettere ancora di più in compressione quell'articolazione e quindi peggiorare i sintomi. Casi specifici: paziente giovane, ancora, diciamo, se possibile non candidata per l'intervento chirurgico, una lieve artrosi, magari un'artrosi della base del pollice. Allora, in questo caso si può fare anche delle immagini, un'infiltrazione di cortisonico, fondamentalmente nell'articolazione trapezio metacarpale, che è l'articolazione appunto affetta dalla rizoartrosi. Fondamentalmente si fa, se possibile, ecoguidato, un punto di repere per quanto riguarda l'articolazione.
si fa un piccolo segno nello spazio in cui bisognerebbe infiltrare, si fa una leggera trazione del pollice in modo tale da aprire un po' l'articolazione e si può infiltrare il farmaco, che solitamente dà un effetto immediato positivo, perché comunque è un cortisonico, ma che alla lunga non dà grandi effetti. Al contrario, le infiltrazioni per quanto riguarda le infiammazioni tendine, quindi come il dito a scatto ad esempio, hanno un esito molto positivo e hanno un'indicazione molto più ampia. Quindi anche qui dipende da paziente a paziente, dipende anche dal grado di artrosi, immagino. Assolutamente sì. Una diagnosi accurata, bisogna capire che tipo di percorso terapeutico intraprendere e abbracciare. Allora, dottora Cernuti, lei ha portato qui dei tutori. Sì. Allora, la fisioterapia è fatta anche di tutori. In questo caso, quando occorre indossare un tutore, questi tutori sono anche particolari, se non sbaglio. Sì, allora, questi qua sono dei tutori termoplasmati sulla paziente. E, originariamente si tratta di una lastra unica dove viene presa la misura della paziente, successivamente ritagliati e plasmati proprio sulla mano, proprio per personalizzati, proprio perché l'artrosi, come diceva il dottor Piperno, porta delle deformità e in questo modo si può accogliere molto meglio la deformità eventuale della paziente. Quando vengono indossati? Possono essere indossati solitamente la notte. Perché la notte? Perché la notte è il momento in cui l'articolazione può riposare. Se anche il riposo è dannoso o sbagliato o comunque l'articolazione non assume una posizione corretta, al mattino si ha ancora più dolore. Possiamo far vedere come vengono indossati questi tutori? Questo è proprio della signora Nerina, è proprio della signora Nerina che fatto su misura. È comodo. E la signora lo indossa la notte? Lo può indossare la notte. Perché e come vediamo, tiene riposo, come vediamo, questo tutore, come diceva il dottore, ha la possibilità di limitare e bloccare l'articolazione dove stava facendo l'infiltrazione, ma dà la possibilità di applicare qualunque funzione a questa mano, perché da questa presa dà una funzionalità al 100%, quindi è libera, ma salvaguardiamo l'articolazione danneggiata. E di giorno niente? Allora, no, di giorno possono essere indossati proprio per questo motivo che le stavo dicendo, che ha comunque la possibilità di muovere, ma è limitante. Quindi nel momento in cui si ha a che fare con un'attività particolare sarebbe meglio evitare indossarli. È più utile magari la notte, proprio perché così l'articolazione può riposare e la mattina si potrebbe avere meno dolore. Allora, ci sono anche degli esercizi che magari le nostre amiche, perché purtroppo ai noi, dottor Piperno, lei mi insegna, è una patologia frequente, soprattutto nelle donne. Più frequente nelle donne. È più frequente le donne. Allora, possiamo consigliare degli esercizi da fare a casa in autonomia? Assolutamente. Prima degli esercizi c'è anche una fase, diciamo, preparatoria all'esercizio, perché nel momento in cui io mi sveglio ho un'articolazione dolente. Quindi partire con l'esercizio, magari ai gradi un po' più avanzati, potrebbe essere più dannoso che altro. Quindi una fase preparatoria che potrebbe essere semplicemente anche dell'utilizzo dell'acqua calda, proprio per andare a risvegliare l'articolazione, per portare un po' più di sangue all'articolazione. Successivamente possono essere fatti degli esercizi blandi, qua abbiamo della plastilina che viene usata particolarmente dai pazienti, come per esempio, cosa fondamentale, non bisogna fare degli esercizi con dolore, perché nel momento in cui si avverte del dolore è perché si è saliti un po' troppo, quindi ridurre o il carico o la frequenza degli esercizi. Quindi cosa fare? Bisogna banalmente, ci sono delle serie da eseguire per andare a riscaldare e a riattivare queste articolazioni, quindi banalmente anche questo tipo di presa, come sta facendo la signora. E questa è una presa globale. Poi per esempio ci possono essere delle prese a pinza, dove viene appunto effettuata questo tipo di presa che aiuta appunto l'articolazione più singolarmente a essere attivate, riattivate. E per quanto tempo devono fare questi esercizi? Magari solitamente, una volta al giorno? È meglio farlo solitamente la mattina? Come diceva il dottore, è più utile farlo la mattina e la sera. Perché? La mattina perché si ha il risveglio dalla notte che è stata trascorsa immobilizzati. La sera invece ci aiuta a trascorrere una notte un po' meno dolorosa, certo, anche perché comunque durante il giorno la mano viene usata,
Grazie, grazie di cuore, grazie al dottor Alessandro Piperno, grazie al dottor Cernuti, grazie alla signora Nerina per essersi prestata e per averci fatto vedere esattamente come si fanno gli esercizi. Adesso voltiamo pagina.